Buon pomeriggio amiche, come va come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista. Ciao a tutti. Amiche, siamo tornate in questo caldo africano praticamente per unboxare qualcosa di super super caldo. Guardate che carine! Queste mini, perché per me sono come delle palette, sono dei mini palette di bronzer. Mi piacciono tantissimo. Mi hanno conquistato letteralmente quando le ho viste al Tigotà, soprattutto perché erano scontate e quindi non potevo farmi scappare l'occasione di provarle e sono super super carine. Allora, le inquadriamo una a una. <coughs> Scusate. Sempre D'estate, d'inverno, autunno e primavera, la Lallix <coughs> così, con la tosse, anzi, che la lalix non si dice no, Lallix okay. non si mette l'articolo, lo sappiamo, no? Perché io a volte lo dico così per ridere un po', per scherzare, però no, non si fa, non si fa. Lo so, lo so, lo so, non me lo dite, non me lo dite, non lo so. Già le vedevo lì nei commenti che me lo dicevano, allora, super carino di Bourgeois, si chiama Always Fabulous. Che secondo me c'è scritto in tutti i prodotti di Bourgeois questo Always Fabulous, oh sì, cioè eh. tipo sempre favoloso, ed è la colorazione 001 Medium, che è scritto qua, c'è l'antitaccheggio ovviamente del Tigota. Adesso lo apriamo e guardiamo un attimo i colori all'interno. All <coughs> Mica, scusate, io non lo so, ma la voce sempre peggio. Mi ha conquistato, c'erano due se non anche tre colorazioni. È bellissima secondo me questa piccola palettina, un bronzerino. Comunque è molto carino, era anche scontato, quindi ho detto proviamo. Scontato a volantino, se non sbaglio. È proprio carta okay. a volantino. Ho pensato, se vi fa piacere, me lo direte voi nei commenti, tolgo il sigillo intanto, se volete. <coughs> Quando escono i nuovi volantini del Tigotà, io la parte make up, a parte gli smalti, che quelli vabbè, perché già ne ho proprio tantissimi smalti, diciamo che non è che andiamo a comprare gli smalti di tutti i brand, che ha poco senso no? nei make up nostri della mattina. Però invece per i make up ha senso andiamo a comprare tutte le offerte volantino e se non tutte quasi. Perché io, per esempio, stavolta l'ho fatto. Ho preso il volantino online, quello che si sfoglia, e nel negozio, al digotà, fisicamente con la commessa, siamo andati a cercare tutti i pezzi che nel volantino erano scontati oh. <coughs> e li ho comprati tutti praticamente di questo eh, okay. volantino. Quindi, man mano. Li unboxiamo, li sguocciamo e poi li utilizziamo nei video della mattina. Però penso che sia una modalità carina, no? Come approccio allo sconto. Sì, dai. Prendiamo ogni volta che c'è il volantino nuovo, lo piglio online, lo sfoglio. Io sono andata proprio nel negozio col cellulare, loro avevano vabbè anche il volantino di carta, però a me sapeva più comodo e più carino sfogliare quello nel cellulare, quindi un po' aiutata anche dalla commessa, ho identificato tutti i prodotti che c'erano scontati nel volantino e li ho comprati. Ovviamente di questo non ho potuto prendere tutte e due le colorazioni, perché vi dico la sincera verità, una colorazione non era per niente adatta a me. Non è come quando magari si vedono noi i video di alcune mh, colleghe no, qua su youtube che sono in PR nei brand e cosa succede? essendo in PR nei brand il brand li manda tutte le colorazioni e loro usano quella che è la loro e le altre o le danno o le lasciano là poi le declatterano io che invece me la vado a comprare sì di fondotinta posso anche comprarli tutti, diciamo, o qualcuno perché li miscelo, no? Sì, sì. E anche dei rossetti, anche, diciamo, quasi, ma non proprio tutti, dei blush, perché alcuni proprio non li potrai utilizzare. Però il bronzer invece non ha senso perché non lo posso Mi miscelare. Fai mm. Quindi il bronzer e la cipria non li posso comprare le colorazioni che non sono giuste. Eh, sì. Se no, le... Vado a sprecare? No? Mi capite quello che voglio dire? No? Si capisce. Sì, sì, sì. Quindi il bronzer ho dovuto fare una scelta. Perché, se il blush posso dire lo prendo rosato e anche aranciato, perché a seconda del make-up no? Mm -hmm. lo uso sia una volta rosato e una volta aranciato. Il bronzer, non posso dire lo compro una volta a marrone scurissimo. Perché non mi serve. E allora ho preso, questo era per spiegare un attimo perché c'erano altre colorazioni. E io ho preso questa, la 001 che si chiama Medium. Forse riuscirò anche ad aprirla. Le pinzette, stavo già prendendo le pinzette per i baffi. È molto carino. Allora, così è chiusa, e così ovviamente è aperta. Ma vuoi vedere? Ah! C'era un altro sigillo, no, ecco, perché. ecco perché non riuscivo a aprire. Ok, ce la posso fare. Adesso io non ho idea di come slocciare, se fare così. Oppure no, uno 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 uno, perché uno. Dici che lo uno devi... uno eh, lo uno 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 Non mi fa da bronzer uno eh, uno aiuto allora aspettate che ci riproviamo così e mo adesso è tutto dello stesso colore oh il segno della vergine dà fastidio sì. tantissimo <ride> vediamo così un attimo no è peggio di prima ancora più oh no ma questa è una cipria questa me la uso come cipria, uso io. Un cipria allora proviamo aspettate che facciamo così lo puliamo un attimo ripristiniamo un attimo la situazione Oh no. no, non mi piace tutto mescolato, qua è come inside Out, che? stanno prendendo le emozioni e sopravvendo. Allora, ho un po' ripristinato la, la situazione, adesso proviamo, no? Colore sì, per colore. colore per colore. Eh ma come fai dopo col pennello comunque? Eh vabbè, io faccio, faccio. Allora, questo infatti è quello più scuro. Allora, a me mi ci voleva l'altra eh. colorazione più scura. Oh yeah, yeah. Questi sono quelli più scuri. Ma non c'era il tester per provare? Eh sì, ma io ho detto no, va bene. Sì, ok. Mm, no. Questo è chiaro. Ah, yeah. E questi sono quelli, diciamo... Eh, qua sono spacciata, mi sa. Sono chiari, chiari. Eh sì. Non l'avevi già provato quello? Sì, non ci sto capendo più, più nulla, perché, che, okay. Da dove sei partita? Non neanche Comunque la, fa la faccenda è così e ho fatto un disastro. Dovevo prendere una colorazione più scura allora Però ce n'erano solo due io ho detto beh ma vuoi che mi sia quella più scura di tutte Eh sì Niente amiche nessuna paura Questo probabilmente Lo possiamo utilizzare Allora sai per cosa lo utilizziamo Che non ne ho Come infatti non è un bronzer Però questo ah. è? è un bronzing powder una polvere abbronzante, ah, abbronzante cioè, okay. io la metto così sopra la un po'. cipria, sì, e mi dà quella poco poco di colorazione. No, per sembrare un po' baciata dal sole, un po' abbronzata. Quindi, secondo me, ci sta. Sì, sì, dai perché se no sarebbe troppo scura mm. per fare questa roba qua. Invece, questo è un bronzer. Spero a questo punto perché c'è scritto bronzer. Questo di chi è di Bella oggi? E la colorazione? Sì che c'è il numero qua, non c'è. Non c'è. Allora, il numero non c'è. Rassegniamoci che... Di Magari ne numero... hanno fatto uno. Non 110 so. invece. Ah, okay. Eccolo qua. è il dito sopra. Scusate. Ecco. <ride> Togliamo il sigillino. Io sono eh, completamente stordita. Allora, intanto sono diversi, meno male come diciamo colorazioni. Adesso io ho paura. Miscolo, miscolo, Ohia, che vado, ohia, che ansia. Niente, qua mi sa che. Eh, no, beh, dai. sì. Questo è più carino. Secondo me comunque è meglio. Ma sì che però, secondo me è bello anche quello. Col pennello è un'altra cosa. Quando lo fai qua, che, che comunque io amiche, quando mi metto la cipa e fondotinta di solito, chiaro, sono bianca come il muro. Quindi anche questa, eh, sì, sì, sì. anche Ti questa sulla mano non si vede nulla. Però invece sulle, su, diciamo, sulle. Che? sulla zona da scolpire, forse si vede, forse è terribile da dire, lo so, però, boh, vediamo. Questo mi piace tanto. Anche, vediamo, ho preso a singoli triangolini. Sì, guarda come è scuro questo triangolino. Ho riposto tutte le mie speranze in quel triangolino. Sì. Io direi che... Questo mi piace tantissimo. Questo non lo so, forse è un po' giallognolo, è un po' Simpson. No, non <ride> lo so, pensando. È, è perfetto per uh, Lisa Simpson, questo, sì. no? Maggie, Marge, come si chiamano i personaggi, mm -mm. giusto? Questo è un po' più per me, sicuramente. Questo è un po' più giallognolo, ma... Lo, al limite gli diamo una mescolina con il bronzer di Willy Wonka, quello mm, sì, super cioccolato che stamattina <ride> c'ho ancora la patacca. Mm. L'ho messo e ho fatto così, Fium! Oh, ma ha fatto una patacca tremenda, quindi facciamo una puntina di Willy Wonka e poi un chilo di questo, eh, No, sì. secondo me sì. Comunque, super carini. Il prezzo a me che oggi sono un disastro. Non, non ho lo scontrino perché boh, deve essere rimasto nella busta. Comunque, non me lo ricordo. Sinceramente, 6, 6 euro, 7 euro. Così, questo pure meno. Perché, bella, oggi già costa poco in partenza. In più, era in offerta. Quindi... Mm -hmm. poco. Mi raccomando. Se volete comprarli in offerta vi tocca correre al tigotà prima che la levano perché non so se è l'offerta quella del mese quindi avete tempo 10 minuti poi la tolgono. Mm -hmm. Eh sì perché mi sono presa come, dico, come dicono qua mi sono presa in ritardo no? Non sì, dicono sì. così? Sì. Io non lo so però a me piacciono un sacco i modi di dire dei vari posti no? d'Italia sia in italiano che nei dialetti perché in ogni posto come anche in Sardegna hanno i loro, loro modi di dire. E quindi e mi piace qua quando dicono di mi, dico, mi sono presa in ritardo, mi piace tantissimo. Lo trovo, non boh, mi piace, mi suona così carino, dolce anche. E quindi mi sono presa in ritardo, amica. Ecco, sì. <ride> correte, correte, ma proprio currendi, currendi a comprare se vi piacciono questi due bronzer in super mega offerte. Invece i prossimi, ahimè, ve li faccio vedere che l'offerta forse è già finita, le altre cose, perché eh. mi sono presa in ritardo proprio. Sì, sì. Nel vero senso della parola, sono in super ritardo. Ma comunque, adesso ci rodiamo. Capiamo un attimo anche le date delle offerte no? dei volantini del Tigottà. E se viva, me lo dite nei commenti così recuperiamo le prossime. Sì, sì. Eh, sembra che non costino una fortuna. Queste sì, offerte, beh, infatti... no? no, ma non penso. Sono sempre offerte super vantaggiose, super carine. C'erano addirittura offerte al 50-60%. Al quindi carino anche per provare diciamo dei prodotti che se no sinceramente questo a prezzo pieno non l'avrei comprato di bourgeois perché costano anche parecchio però con lo sconto ben venga così lo proviamo sono contenta anche perché bronzer di bourgeois non ne avevo e quindi è una buona occasione per provare anche qualcosa di questo brand visto che revlon mi sta piacendo tanto ho fatto così che ho provato quando era in offerta e qua per bourgeois e anche gli altri brand facciamo la stessa cosa tocca fare così amiche offerta lo proviamo e se no aspettiamo la parola segreta di oggi è bronzer sì o no ok perché non a tutti piace quindi più che una parola segreta è una mini frase segreta bronzer sì o bronzer no punto di domanda ci sta come parola segreta ah, sì, ma sì dai per cambiare per cambiare un cuoricino marrone potrebbe essere perfetto se vi va e se no, stavolta sì, stupitemi con le emoji che possono andare bene nell'unbox di oggi perché non me ne viene in mente nessuna a parte il cuoricino marrone. La parola bronzer sì o bronzer no, Carino. Dai, così lo sappiamo solo noi, noi e voi amiche. Come sempre, lasciateci un like se questo video vi è piaciuto. Tu vuoi aggiungere qualcosina? Oggi mm -hmm. siamo state super veloci perché avevamo solo due prodottini, mm -hmm. ma super carini. E secondo me, dai, nel make up ci sta, sono utili perché io bronzer ne ho pochini in generale. E quindi mi sapeva proprio carino aumentare la quantità di bronzer. E questi so che. Potrebbero essere diciamo adatti a me Non sono esageratamente scuri Perché di quelli troppo scuri mi sono pentita Come bronzer io a volte utilizzo anche tipo una cipria Che è molto scura Ok Sì, eh, li uso anche così E quindi ok, dai, benvenga Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Se voi avete già provato il bronzer di Bourjois Oppure questo che ho capito essere un, il nuovo bronzer di Bella Oggi Precious Bronzer si chiama, cioè bronzer prezioso Attendo amiche fiduciosa di sapere cosa ne pensate se li avete già provati questi due bronzer E niente, siamo state super veloci, velocissime, stiamo diventando sempre più veloci ad unboxare e a fare il video del pomeriggio Fateci sapere tutto nei commenti, come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, l'iscrizione ovviamente è gratuita e come dico sempre io, ci rammancai a tra cosa buru. Vi mandiamo un bacio grande, grande, grande e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao amiche, buona serata, fatele brave!